Buonasera, all di Cosine Make Up Revolution dal sito di Machillalia. Ho preferito fare acquisti sul sito di Machillalia perché le spese di spedizione erano comunque a 3 euro come sul sito Make Up Revolution. Poi con il Black Friday c'erano l'offerta 3x2 non solo sui prodotti Make Up Revolution e quindi avrei potuto combinare più marche. Poi alla fine ho comprato sempre solo prodotti Make Up Revolution, però su Machillalia mi hanno regalato le caramelle e in più anche un ombrettino e in più l'omaggio nuovo di Machillalia, che ha cambiato anziché dalla borsa, adesso siamo passati a questo nuovo omaggio che vi faccio subito vedere. E questo specchietto in acciaio qui, pubblicità di Machillalia, e di qua lo specchietto in acciaio. Comodo da borsa, bello resistente, e con qui un appiglio, diciamo, per prenderlo con il logo di Machillalia. Che cosa ho ordinato quindi? La cosa principale per cui ho fatto quest'ordine è la Redemption Palette Iconic Dreams. La nuova palette di Make Up Revolution con queste tonalità del verde oro, marrone e chiare illuminanti, diciamo. Avevo paura fosse troppo simile alla Garden of Eden e che quindi mi fossi lasciata ingannare dai miei gusti fin troppo simili. E invece le colorazioni sono molto diverse, perché qui non c'è nessun colore che si possa definire verde, bensì sono tutti verde oliva dorato o bronzato verde o platino verde, sono comunque delle gradazioni di un verde metallico. E poi ci sono dei marroni e degli illuminanti. Sono stata molto contenta di questo acquisto per 4,95 euro. Ebbene sì, solo 4,95 euro. Questo è costato un po' di più, ma era tanto tempo che me lo guardavo e lo rimiravo. È il blush a forma di cuore, Blushing Hearts, nella colorazione Blushing Heart, che secondo me è la migliore perché è dalle colorazioni che più mi attirano. Sono 10 grammi, un paio di 12 mesi, anche questo della Make Up Revolution. Dentro la scatola troviamo questa confezione in cartone con il blush cotto in tre colorazioni. Questo dovrebbe essere un'imitazione del blush Too Faced. Secondo me è un'imitazione ben riuscita. Il packaging è un po' scadente, diciamo, perché comunque la plastica in cui posa la cialda si stacca, c'è solamente un punto di colla, volendo si potrebbe anche staccare via. Ma infatti, almeno se lo finirò, se mai lo finirò, potrò conservare la scatolina a forma di cuore per qualcos'altro, la scatolina in cartone, che non sembra molto molto resistente, a dire il vero. Con il 3x2 ho preso questo prodotto che era quello che costava meno, cioè 2,98 € gratuitamente. Però in realtà era un 3x2 sul 3x2, nel senso che questi erano già al prezzo di 2, perché era un kit composto che trovate anche direttamente sul sito di Make Up Revolution. È il kit Vamp Shade ed è composto da 100% d'IVA, Black Earth e Rebel Without a Cause. I suoi swatch li avete visti anche nel video di Ornitorelle, avete visto anche il paragone con i rossetti MAC. Cosa posso dirvi di questi rossetti? Che secondo me non sono al massimo della pigmentazione, ma mi hanno lasciato delle chiazze sulle braccia abbastanza inquietanti, positive ma inquietanti. Anche dopo la doccia mi era rimasto il segno di dove avevo fatto lo swatch. Positivo ma inquietante. L'omaggio di Machillali è stato questo ombretto cotto Ibiza Ibiza al numero 05, che è un argento. Un argento grigio, un argento scuro, diciamo, che mi piace e sfrutterò. Sì, molto carino, molto apprezzato. Anche se non c'è il Black Friday, potete trovare tutti questi prodotti allo stesso prezzo, pagando 2,98 € i tre rossetti che io ho ottenuto gratuitamente grazie al Black Friday. E niente, questo era tutto. Un bacione, ciao, alla prossima!